Monbaroccio si prepara a festeggiare in grande stile la ricorrenza degli 8 secoli di storia del convento del Beato Sante. Il santuario francescano venne fondato nel 1223. Da 800 anni i frati minori sono presenti sul colle situato a spartiacque tra Fano e Pesaro. È stato istituito un convento accanto a una chiesa che nel 1351 è stata dedicata a Santa Maria di Scotaneto. Il santuario, come ha sottolineato il ministro provinciale dei frati minori delle Marche, Simone Giampieri, ha poi preso il nome dal Beato Sante Brancorsini, che lì è vissuto santamente nella seconda metà del 1300. L'anniversario della presenza francescana nel convento sarà celebrato con una serie di iniziative spirituali, culturali e religiose. Il programma completo, che verrà comunicato prossimamente, è stato messo in campo grazie alla sinergia tra la diocesi, i frati minori custodi del santuario, la provincia picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori, la fraternità dell'ordine francescano secolare, il comune di Monbaroccio e la Proloco. Il cavaliere Damiano Bartocetti, presidente provinciale dell'Unione Proloco, sarà il commissario incaricato della gestione degli eventi collegati all'anniversario, che toccheranno il culmine nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 luglio. 800 anni di storia, 800 anni di presenza dei frati francescani nel nostro territorio, 800 anni di servizio dei nostri frati francescani a favore della nostra comunità, del nostro territorio, della provincia di Pesaro Urbino e dell'intera regione Marche. Innanzitutto sono particolarmente emozionato per l'incarico come commissario e ringrazio Sua Eccellenza il Vescovo e il Ministro dei Frati Francescani Minori, il Sindaco di Monbaroccio, che hanno voluto conferirmi questo incarico, che cercherò con impegno, cercheremo di portare avanti. Ho detto cercheremo perché da soli non si va da nessuna parte. Ho sempre saputo, mi è sempre piaciuta la squadra, quindi abbiamo formato una squadra di volontari anche qui che collaborerà e sta già lavorando per un 800esimo scoppiettante. La presenza dei frati francescani minori, quindi ci saranno rievocazioni storiche, convegni, ci sarà una conclusione con degli eventi particolari rivolta ai giovani, rivolta ai bambini, ma soprattutto deve essere concentrata al fatto degli 800 anni di presenza dei frati francescani, del servizio che i frati francescani hanno rivolto al nostro territorio.